Darei la parola adesso a Fabio Pompei, che è laureato in ingegneria in informatica e anche docente di questa università. E vorrei che mi parlassi anche soprattutto dei vantaggi, perché si è occupato anche del Comune di Roma, delle Smart City, quindi comunque di progetti su come la vita diventa più fruibile, su come per esempio si usa il car sharing, l'applicazione scooterino. Vorrei che parlassi un po' di tutti i progetti che hanno migliorato le allora, grazie Simona, grazie a tutti quanti tra l'altro di essere qui, ringrazio sia i relatori che hanno dato degli spunti decisamente molto interessanti, quindi a partire dall'amico professor Alberto Cammino, da Alessandro Alongi con cui abbiamo scritto questo testo e anche da Francesca Bassa che ha scritto una parte di questo volume, un contributo a questo volume. Diciamo che, Simona, prima di rispondere alla tua domanda, ci tenevo un po' a raccontare perché questo testo si chiama Conversione Digitale. Sì, esatto. Alessandro un po' ha raccontato una parte, diciamo, la conversione spirituale. Esatto, la conversione spirituale. Io che sono, diciamo, un uomo più di scienza, e voglio raccontare il motivo tecnico che ci ha portato a chiamarlo così. Ho preparato anche qualche foto, non le chiamerei neanche slide, guarda, sono solo delle foto. Allora, l'ho costruita questa qui oggi proprio, questa slide, questa foto, pensando all'incontro di oggi. E ho raccolto alcune delle cose che noi non facciamo più perché la tecnologia è entrata nella nostra vita. Allora, la prima foto in alto a sinistra è una mappa. Io ricordo quando nel lontano 99 ho preso la patente e dovevo girare con tutto città in macchina per forza perché io ho un pessimo senso di orientamento. Devo dire che il TomTom all'epoca e i vari navigatori che ci sono oggi mi hanno cambiato la vita. Questo secondo me è un esempio di conversione digitale, cioè nel senso io ho cambiato il mio modo di vivere, il mio modo di fare qualcosa grazie alla tecnologia, e benedetta la tecnologia perché mi perdevo spessissimo. La seconda foto, insomma, è questo è un percorso che in testa abbiamo un po' tutti, le vecchie cabine del telefono, tra l'altro questa è una cabina del telefono anche con i gettoni. Parte con i gettoni, no, questa è proprio l'avviso rosso che sta mettendo Tim in questo periodo, dove comunica che le cabine verranno dismesse progressivamente, proprio perché ormai fondamentalmente non le sta usando più nessuno. Per quale motivo? Anche qui la conversione digitale qual è stata? Si è passata dalla cabina del telefono al cellulare, cioè oggi chi deve fare una telefonata la fa con il cellulare, perché ormai in tasca ce l'hanno veramente tutti, considerando che è diventato un bene accessibile a costi veramente bassissimi. Parliamo sia del device, dell'apparato, ma parliamo anche proprio dell'abbonamento, cioè oggi con 5, 6, 7, 10 euro si hanno minuti illimitati o comunque talmente tanti da finire che è quasi complicato, SMS che ormai anche lì non manda quasi più nessuno, qui siamo alla conversione della conversione, ormai WhatsApp ha sostituito l'SMS, e abbiamo navigazione internet di qualche gigabyte, quindi capiamo che qualcosa è cambiato anche nella comunicazione. La terza foto, un Walkman, diciamo, i due figli, probabilmente Alberto, l'hanno visto, diciamo, come foto di repertorio, diciamo, a Porta Portese, esatto, come oggetto, diciamo, vintage. In realtà il Walkman, esatto, sono un po'. Il Walkman era uno strumento che utilizzavano tutti quanti per ascoltare la musica. Qui la musica ha fatto un'evoluzione, io non parlerò neanche del CD-ROM che ormai è superato, la penna USB, ormai si è passato proprio dal concetto di possesso, cioè del bene che conteneva la musica, quindi che poteva essere la cassetta, il CD, la penna USB, al concetto di accesso. Cioè io oggi accedo all'informazione. Pensa ai vari software che ti fanno scaricare la musica che vuoi quando vuoi senza averci sul tuo dispositivo, perché oggi con le connessioni a internet sempre attive tu scarichi quello che vuoi quando vuoi. La quarta foto è una cartolina che io amavo spedire. Oggi le cartoline fondamentalmente non le spedisce più nessuno. Per quale motivo? Perché tutti quanti abbiamo un cellulare che fa la foto e mandiamo l'immagine del posto meraviglioso dove ci troviamo d'estate al mare in spiaggia con WhatsApp facendo una foto in tempo reale, sembra addirittura facendo una videochiamata. Quindi il senso della cartolina che scriveva all'amico un messaggio mentre ero seduto sulla sdraia a prendere il sole con una foto bellissima di quel posto che mi trovavo, fondamentalmente non lo faccio più. Quindi questi sono quattro esempi, secondo me, di conversione digitale. Le ultime due foto sono una molto moderna in realtà, ma per dimostrare che oggi, quella lì è un esempio di shopping online, lo shopping quasi tutti lo facciamo online, pensiamo adesso insomma al periodo natalizio alle porte, io credo che quasi tutti quanti voi abbiate pensato di acquistare qualcosa su internet.
ma non solo un oggetto, perché oggi si è passato anche a un altro fenomeno, l'acquisto di un servizio. Pensa ai vari siti come Groupon, pensa ai siti per acquistare dei servizi da regalare agli amici, no? Anche lo stesso buono Amazon che tu regali all'amico con un importo che lui può spendere in quello che vuole. E l'ultima foto, questa si capisce un po' meno, ma serviva a me per raccontarvela. Pensate ad esempio oggi, no? Se io cerco un'informazione, in realtà è stato già detto più volte in questa sessione, se io cerco una ricetta per esempio, no? Di qualcosa che voglio cucinare e che prima dovevo chiedere all'amico che me l'aveva fatta provare, oggi la cerco su internet. Cioè, oggi il concetto di diciamo così, informazione è diventato veramente alla portata di tutti. Quindi, come dire, questo vale per la ricetta, vale anche per l'informazione medica, qui bisogna stare molto attenti, no? Perché poi su internet, come esatto, per tutti, come diceva Umberto Eco, sono diventati tutti opinionisti, ma sono diventati anche tutti quanti medici, avvocati, quindi insomma bisogna sempre stare attenti a queste informazioni. Comunque, ecco, ci tenevo un po' a fare questa introduzione per raccontare perché abbiamo chiamato questo volume Conversione Digitale. Cioè, qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato, qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Cioè, nel senso, questo è un percorso in progress. In questo volume abbiamo voluto raccontare delle cose. Per esempio, è stato già citato il fenomeno startup, è un tema a me molto caro. Cosa sono queste startup? Sono delle aziende, in realtà è un termine anche abbastanza abusato, ma in realtà sono delle aziende che nascono intorno ad un'idea. Tra l'altro oggi queste startup, queste aziende possono essere create con tantissima facilità, perché il governo nel corso degli ultimi anni ha semplificato enormemente l'iter di avvio di una startup. È famosa la storia che a Londra, in Inghilterra, si possono avviare le imprese con poche decine di sterline online. È vero, è verissimo, ci sono dei siti che lo fanno. Anche in Italia stiamo andando un po' in quella direzione, ancora con le complessità del caso, insomma così. Però devo dire che oggi aprire un'impresa in Italia è diventato decisamente molto molto più semplice. Ma queste startup fondamentalmente possono essere attive in qualsiasi settore industriale, no? Quelle che a noi sono a cuore sono principalmente quelle legate al mondo della tecnologia. Prima Simona, quando mi faceva la domanda, mi chiedeva di raccontare alcuni casi di startup che adesso citerò. Ecco, sono dei ragazzi, dei giovani che, o comunque anche delle persone adulte che hanno un'idea e decidono di creare un'impresa e di metterla in atto. E questo oggi è possibile in maniera molto semplice. A fianco ho messo anche dei logo di alcune realtà che sono i cosiddetti incubatori di imprese. Sono cosa sono questi incubatori di imprese? Sono delle realtà dove io mi posso presentare, dove chiunque si può presentare e può raccontare la propria idea. Se la propria idea viene selezionata, questo incubatore di impresa ti aiuta a realizzarla, quindi ti finanzia, ti dà dei suggerimenti, ti mette a fianco delle persone che ti aiutano a eseguire il tuo progetto, perché la prima regola che c'è nel mondo delle startup è proprio questa, che l'idea conta 5%, l'execution, la cosiddetta execution, cioè la capacità di realizzarla e di portare a termine quell'idea, di farla diventare veramente un progetto imprenditoriale, è tutto il resto, quindi il 95%. Anche per questo che spesso diciamo che nel mondo delle startup l'idea non si deve neanche avere paura di condividerla, perché comunque è veramente una parte minima del lavoro che si deve fare. Con Alberto Cammino abbiamo avuto il piacere di incontrare, di fare degli incontri con Tiffany Norwood, una grande imprenditrice statunitense che è venuta qui in Italia più volte, abbiamo stretto un ottimo rapporto, che ci raccontava proprio questo. Cioè, lei si occupa oggi proprio di aiutare i giovani a far partire le imprese e ci raccontava essenzialmente di queste paure che spesso hanno i giovani a raccontare la loro idea, non rendendosi conto che proprio l'execution, quindi la realizzazione, è praticamente la totalità del progetto. Un altro tema molto importante che avevo previsto, visto che ci sarebbe stato qui l'onorevole Sergio Boccadutri, immaginate che in queste ore i deputati hanno qualche problemino tra le mani da gestire, e non è potuto venire, anzi si scusa sia lui che Michela Di Biase, che per altri problemi sul Comune di Roma non è potuta essere presente oggi. Anche un'altra cosa che sta cambiando tantissimo il nostro modo di operare è quello dei pagamenti elettronici. Cioè, oggi io con il telefono, con lo smartphone, fondamentalmente pago. Sarà sempre più così, cioè il contante, io credo che fra 10 anni probabilmente, non dico che scomparirà, ma sarà prossimo all'estinzione, perché effettivamente oggi con lo smartphone che tutti abbiamo in tasca, fare un micropagamento, cioè pagare quelle 4-5 euro di parcheggio o del biglietto dell'autobus, è sicuramente più comodo che avere le monetine in tasca. Ma Simona, vengo a rispondere proprio alla tua domanda, quindi vado un po' veloce, ecco qui, vado su queste slide che sono sempre delle foto. Il traffico, questo ricorda il mare di Roma. Sì, probabilmente ricorda il mare di Roma, comunque un problema tipico che è il traffico in una grande città. La Tuplia mi ha parlato di alcune soluzioni. Ecco, queste soluzioni che rendono oggi Roma una città smart, ma
che rendono molte altre città una città smart, sono ad esempio le soluzioni di car sharing. Tutti quanti voi l'avete sentito parlare. Ecco, anche qui, no, si è passati dal concetto di possesso di un bene, della macchina, al concetto di accesso, cioè utilizzo l'auto solo quando mi serve. Quindi facciamo un po' un'analogia con la musicassetta o col CD. Oggi a Roma, se io vado qui su via Gola di Rienzo, una bella strada che si trova a pochi metri da questa università che oggi gentilmente ci ospita, troverò probabilmente diversi servizi di car sharing. Penso a Car2Go, che è stata una delle prime a partire a Roma, penso ad Enjoy, penso al car sharing dell'agenzia della mobilità, ma ne stanno nascendo molte altre. Sta nascendo lo Share & Go, che è un servizio completamente elettrico, quindi anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Ma non solo, tu hai citato una startup, proprio tornando alla discorso che mi piace spesso citare, che è quella di Scooterino. Scooterino è una startup che prevede un supporto all'utente nel caso in cui si debba muovere per la città. Facciamo un esempio: mi trovo qui a via Plinio 44, ho bisogno di andare all'Eur e dal mio smartphone, che ho sempre in tasca collegato ad internet, dico su questa applicazione dove mi trovo. A un certo punto mi compare un pop-up che mi dice: guarda, fra qualche minuto ti verrà a prendere Simona col suo scooter, un Honda qualche marca, e ti porterà dove vuoi per un prezzo di 4 euro 4,50 euro. Sì. Ecco, di fatto è la corsa massima sul mondo. Sì, esatto, che è la corsa massima. Scooterino di fatto è un bla bla car, cioè un carpooling, perché non è proprio un bike sharing, nel senso che non è che prendo io lo scooter, c'è qualcuno che mi accompagna. Quindi condivido, diciamo, un pezzo di percorso con questa persona, pagandogli, rimborsandogli le spese. Ecco, questo è un esempio di risposta a un problema reale. Qui vediamo il traffico. Un esempio smart, intelligente, che troviamo nel libro che abbiamo redatto con Alessandro Alonge, è proprio questo, cioè noi abbiamo cercato di individuare tutte quante quelle soluzioni tecnologiche che aiutano a vivere meglio la città, le città, ai cittadini in maniera intelligente, quindi che vi aiutino a fare questa conversione digitale. Un'altra slide, poi mi taccio così facciamo un altro giro di domande, non vorrei monopolizzare troppo il tempo. È anche qui un caso tipico che tutti quanti voi avete visto, ma sicuramente vissuto almeno una volta nella vostra vita: una fila, una coda ovunque. Qui c'è un ufficio postale, ma la coda la trovo all'ospedale, la trovo all'università. Io ho frequentato l'università Roma 3 e mi ricordo le interminabili code alla segreteria degli studenti. Esatto, sì, chi è che non le ha fatte? A qualsiasi università romana, alla Europea di Roma, no? Neanche però all'università Marconi, perché essendo università privata hanno comunque dei numeri diversi rispetto a quelle statali. E qui ecco, vediamo una fila. Non so quanti di voi sanno che la fila alla posta fondamentalmente è un concetto, per chi dispone di uno smartphone, fondamentalmente superato, perché scaricando l'applicazione di Poste Italiane è possibile prendere l'appuntamento e presentarsi allo sportello solo quando necessario. Tra l'altro ci sono stati anche dei casi dove, e mi pare a Latina, Alessandro, se non ricordo male, c'è stato un ufficio postale dove c'erano persone che non utilizzavano la tecnologia, che si lamentavano di altre persone che li superavano, pensando che ci fosse una sorta di favoritismo verso qualcuno. In realtà semplicemente queste persone stavano utilizzando la tecnologia. Devo dire che io, quando ho fatto il consigliere a Roma, il consigliere municipale a Roma, ho sperimentato personalmente, tra l'altro è stata un'iniziativa che ho promosso proprio io, è stata quella di offrire questo servizio nei municipi. Perché voi pensate, nei municipi romani quanto è complicato prendere e andare a fare la carta d'identità o qualsiasi certificato. Oggi questo anche a Roma non è più un problema, perché abbiamo sperimentato un servizio che si chiama Gurani, che anche qui è una startup di giovani romani che consente di fare quello che fa oggi l'ufficio postale, quindi di seguire la coda più che di prendere l'appuntamento, di seguire la coda attraverso lo smartphone, quindi prendere quel classico numeretto cartaceo anziché prenderlo di carta, si prende sullo smartphone e si viene chiamati nel momento in cui ci si deve presentare. Ma a Roma abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, abbiamo sperimentato un servizio che si chiama Tu Passi, dove è possibile prendere l'appuntamento, quindi collegandosi al sito www.tupassi.it in tutta Roma io non faccio più la fila per fare carte d'identità, certificati e così via, prendo l'appuntamento, mi presento solo quando devo, e chiaramente questo porta un grandissimo vantaggio di tempo e di costi ovviamente per il cittadino, perché semplifica moltissimo la sua vita. Voi pensate che chi ha un lavoro dipendente, ad esempio, non deve più prendersi quelle ore di permesso che per lui sono un costo per andare al municipio a fare la carta d'identità. Quindi ecco, tutte queste cose noi le raccontiamo all'interno di questo libro proprio come esempi virtuosi che possono essere applicati nelle città oggi, dove la tecnologia che abbiamo in tasca ci consente di fare delle cose meravigliose.
Esatto, grazie Fabio.